Amici, oggi vi voglio far vedere il mio sacco per concimare, siccome che ho avuto un bel commento che volevano vedere com'era il sacco, come io concimo. Niente qua. Questo è il mio sacco. Qui dentro, se lo dovevamo riempire di grano, andava circa un quintale di grano. Andava. Io lo voglio usare per concimare. Adesso vi faccio vedere come riesco a legarlo e fare il sacco per concimare. Allora, prendo due piccole le pietre rotonde, una la vado a mettere all'estremità dell'angolo del sacco, eccola qua la pietra. Poi vado a legare con una corda. Bello stretto stretto, e all'altra estremità del sacco vado a mettere l'altra pietra. Una volta messa la pietra, vado a collegare dove c'era la prima pietra con la seconda pietra e vado a legare. Bello stretto stretto, facciamo due nodi. Ed ecco qua, ed è fatto il mio sacco per concimare. Siccome che adesso dobbiamo piantare dei due filari di cetrioli, noi li chiamiamo qua al sud le nostre caroselle, la scuretta leccese. E domani o dopodomani li vado a piantare. E niente, adesso vi voglio far vedere sempre con la mia concimazione 11, 22, 16. Qualcuno mi dice perché non usi lo stellatico. Lo stellatico è buono, sì, però non è a lunga, cioè è a lunga percorrenza, però se devono crescere belle le piante con bel vigore bisogna mettere l'11, 22, 16. Alcuni usano altri tipi di concimazioni, idrofosca, e sono pure buone, però io uso sempre questo qua perché sinceramente a me mi costa più, mi costa di meno, mi costa. E niente, adesso vi faccio vedere. Vado a mettere tutto il sacchetto perché sono due filari. Sono, ecco qua. Ecco, questo è il mio sacco. Lo andiamo a caricare così ed è fatto. Adesso ci spostiamo così vi faccio vedere la semina. Guardate un po' come butto sempre la concimazione. Come vedete, ho preparato l'impianto che gocciolatoio che sta buttando già acqua. Lo sto preparando per domani. Lo sto preparando che domani metterò la plastica, farò la faccia matura, il mettello di plastica. Vi farò vedere un video così vediamo. Guardate un po'. Questa si chiama concimazione di fondo, la vado a buttare prima, la vado a buttare così quando io metto a dimora già le piante, il terreno già sta concimato e le piante dopo 15-20 giorni già incominciano a fare radici nuove, incominciano a fare e incominciano a vegetare, a fare le foglie nuove, vanno a fare. Ok cari amici, abbiamo concimato, vi ho fatto vedere il sacco, vi ho fatto vedere il tipo di concimazione che io butto,
Qui pianterò le mie caroselle, cetrioli, scurrette bianche. Ogni regione magari ha il suo nome di partenenza. Niente, ok, cari amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e arrivederci alla prossima.